Vai. Ottava serata del Magna Grecia Film Festival, una serata dedicata alle donne. Protagoniste qui sul red carpet che lanciano un appello, più ruoli importanti da protagoniste per le donne che raccontano le donne di ogni età. In concorso il grande salto. Pene che ci han fatto restare, spezzarle in uno sguardo e riprendere ad andare, sarebbe bellissimo. Teresa Desio, benvenuta al Magna Grecia Film Festival. Siamo felicissimi di vederla qui e di vederla tra un po' anche sul palcoscenico. Mamma mia, anche io. Sono molto emozionata, insomma, per questa cosa, perché come dicevo anche prima, il cinema è una mia grande passione, quindi far parte di un gruppo, soprattutto poi di giovani cineasti, perché questo festival è la caratteristica è quella proprio di lanciare giovani cineasti o comunque opere prime, quindi molto interessante. E sono molto contenta. La Calabria, un pensiero sul festival l'ha già dato, ma sulla nostra regione penso che insomma ci sia stata già altre volte. Diciamo, tra me e la Calabria c'è veramente una passione lunga di anni, e anche coinvolgimento con musicisti calabresi, c'è proprio un pensiero sulla nostra musica calabrese, sulla musica insomma più caratteristica, più legata al territorio. Lei insomma è un'esperta del genere. Sì, beh, voglio dire, noi viviamo, il nostro sud è un sud fatto dalla Campania, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia soprattutto, voglio dire, ma anche da altre regioni. Sei qui per presentare un progetto di volontariato. Sì, che grazie a Ugo di Officine Buone che mi ha chiamato e mi ha voluto per questo progetto. E non ci eravamo mai incastrati, però quest'anno ce l'abbiamo fatta e quindi sono contento di aver fatto questa serie sul volontariato. Che, insomma, involontari sempre... involontaria, esatto. Abbiamo già parlato ieri del progetto anche con Giulia Penna, ma tu sei il nostro maccio, insomma. sì, vabbè, ci sono tanti personaggi molto famosi che hanno preso parte a questo progetto, fa piacere perché comunque hanno risposto. Poi, come dicevo prima, a volte noi lavoriamo e non ci fermiamo mai un attimo a pensare, invece quando poi fai queste cose capisci che insomma la vita è anche altro, e quindi insomma è importante fare anche queste cose. Al Magna Grecia Film Festival, involontario, un progetto che coinvolge tantissime web star. Sì, coinvolge tante web star, tanti attori, e molti di questi li ho conosciuti proprio al Magna Grecia Film Festival, che quindi è un progetto pienamente gemellato con il nostro. Il progetto nasce dal fatto che portiamo in ospedale tanti artisti a fare i volontari, e da questa bellezza di fare volontariato è nata l'idea di farci una serie TV. La prima è andata molto bene, fu presentata proprio l'anno scorso, e con la seconda vogliamo provare a parlare questa volta di un personaggio femminile, si chiama Involontaria. Del tuo libro si è chiusa anche la giornata del Magna Grecia Book Festival. Ci puoi parlare un attimino, tu attore arrivi insomma alla scrittura, ci racconti il tuo romanzo. Dunque, il romanzo che Se ami qualcuno dillo, edito da Longanesi, è la storia di un rapporto padre-figlio, in particolare di un padre vecchio stampo, un padre padrone, un padre che non prova emozioni, che non bacia, non abbraccia, queste cose che sono da femmine non si fanno, che a 50 anni ha un infarto e dopo l'infarto, 2 mesi di coma e un bel danno cerebrale, si sveglia e non sa più fare niente delle cose che sapeva fare prima, non sa più camminare, non sa più parlare, non sa più leggere, non sa più fare nulla di ciò che sapeva fare prima, ma sa fare una cosa che prima non sapeva fare, che è appunto amare. E questo è possibile perché ha perso la memoria, quindi in quella memoria, in quell'educazione che si tramanda di padre in figlio, c'è il problema, diciamo, dell'anaffettività maschile. Questo è quello che racconto oggi oggi al Magna Grecia Film Festival. Hai ricevuto insomma anche un riconoscimento. Il romanzo che scrivi è il primo romanzo, sì, che scrivo io. In realtà, diciamo, scrivo da sempre come per
il cinema, quindi sono avvezzo alla scrittura cinematografica da tanti anni, però questo è un passaggio importante, credo che non sarà definitivo, nel senso che sarà definitivo, nel senso che continuerò a scrivere per la narrativa, e perché mi è piaciuto molto. Ed è, la narrativa ha uno spazio di introspezione che il cinema non si può permettere. Quindi... Invece progetti cinematografici o televisivi, che insomma puoi darci qualche novità, qualche chicca? Allora, sto finendo di girare un film, un'opera prima di Benedetta Pontellini, che è una commedia molto divertente, insieme a Miriam Catania, Maria Grazia Cucinotta, Lina Sastri e tanti altri attori molto bravi, che uscirà credo in autunno. E poi sono in giro con uno spettacolo teatrale insieme a Leonora Belcamino e Roberto Colavalle, che si chiama Mr. Dago Show, che è una mia scrittura, un testo, una mia storia, che racconta di un cabarettista ebreo antifascista che scappa da Roma dopo le leggi razziali e si dirige in America, dove diciamo, parteciperà alla resistenza antifascista, però da New York. Buonasera e benvenuti al Magna Grecian Film Festival. Questa sera le due attrici principali del film in concorso, Il Grande Salto. Ci raccontate un attimino qual è, insomma, il sunto del film e quali sono i vostri personaggi? Siete madre e figlia? Sì. Sì. Ha preso gli occhi, siamo del uguali. Papà, però... Sì. Sì, siamo madre e figlia, è una madre che sopporta. Sì. Una madre che fa di tutto per la figlia, anche sopportare un genere che non è proprio, diciamo, il partito per eccellenza migliore. Ci potete raccontare il film, un riassunto del film? Ma diciamo che Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis, che sono i due protagonisti, sono due ladri non troppo fortunati, anzi gliene succedono di tutti i colori, ma loro sono tenaci perché sognano il grande salto, per cui cercano di risolvere la loro vita, ma purtroppo inciampano continuamente, e mia figlia gli va dietro. Perché e tu di chi sei innamorata dei due? Di Ruffetto, di Giorgio Tirabassi, ovvio. Cioè, sì, sì, sono innamorata di lui. C'è una bella tematica che è quella della predestinazione, quindi è un film sul destino. Molto bello. Come vi siete trovate sul set voi due donne, insomma, io non vi conosco ovviamente personalmente, ma mi sembrate abbastanza decise. Decisamente. Un regista deciso, ci vogliono persone decise. Ovvio. No. Sì, no, benissimo, benissimo. Vi siete aiutate, avete collaborato, insomma c'è stato quel legame tra donne che spesso su questo red carpet alcune hanno indicato come mancante. Soprattutto abbiamo parlato spesso qui della carenza di ruoli importanti da protagoniste per le donne. Beh, questo è evidente, ma la mancanza di ruoli da protagonista c'è in Italia in tutti i ruoli, anche in politica, anche in economia, ma piano piano nel prossimo secolo accadrà. Le rivoluzioni sono lente. E se invece le registe donne scrivessero più insomma, copioni con protagoniste donne, raccontando le donne, è una proposta che ci è stata fatta anche, lanciata anche da altre attrici che sono state qui. Sì, certo, ovvio. Con chi vi piacerebbe lavorare? Registe donne, ma a me con tutte le donne piace lavorare, ma anche con tutti gli uomini, devo dirti, sì. Che non è che c'ho una preferenza. Sì, sì, no, onestamente non ce n'è una preferita. Devo dirti Roberta Torre, l'Archibugi, Comencini, cioè, ce ne sono di donne che sanno fare bene il proprio lavoro, quindi bisogna solo aspettare l'occasione, che venga data prima di tutto a loro. Magna Grecia Film Festival, un festival dedicato alle opere prime e seconde. Quanto è importante l'opportunità di presentarsi al grande pubblico? È fondamentale presentarsi al grande pubblico e esordire. Purtroppo in questo paese a volte si esordisce già grandicelli. Diciamo che insomma anche per Giorgio il lungometraggio arriva un po' avanti, però in realtà è sempre una bellissima occasione quella dell'esordio. Progetti futuri e speranze, insomma, per ruoli futuri? Ma devo dire che insomma di progetti per fortuna ce ne sono, quindi c'è una serie con la regia di Niccolò Manniti sul suo ultimo romanzo, c'è un film ambientato in Calabria e forse una serie anche in Sicilia, quindi insomma è finire Figaro e Picone, che finiamo la prossima settimana. E invece i tuoi progetti, è un ruolo che vorresti interpretare che magari ancora non ti è capitato? Un ruolo che vorrei interpretare? Beh, una donna della mia età.
una donna della mia età, perché diciamo che nella maggior parte dei casi le donne raccontate nel cinema e le cose o sono le vecchiette del caffè, oppure dopo i 40 anni sembra che le donne non esistano. Fra i 40 e i 70 anni le donne per il cinema italiano non esistono, e invece io sono qui a disposizione. Allora, sempre spazio, più spazio alle donne. Ma ovvio, anche quelle della terza età. Di tutte le età.